E allora, Barbara, iniziamo subito. Come sempre, c'è l'oroscopo musicale dell'amica Silvia Pagni. Vogliamo svelare chi è? Diciamolo, un grandissimo Rino Gaetano. Bentornati all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno dello Scorpione, in ottobre nasceva un grande, ma grande artista con una vita un po' travagliata, ed è proprio lui. Nel 1950 nasceva Rino Gaetano. Il padre seminarista Renato Simeoni lo descrive così: Gaetano sentiva l'importanza dello studio, però aveva anche dei momenti di grande assenza, che non era vuoto. Era molto difficile trovare Rino in situazioni di vuoto, era sempre mentalmente occupato. Lui è stato abbastanza un ragazzo sognante, ma molto sognante. Nel 1968, assieme a un gruppo di amici, creò il quartetto The Kranks, un gruppo musicale che seguiva soprattutto cover. Gaetano vi suonava il basso e nel frattempo si dilettava a scrivere canzoni. I suoi artisti di riferimento in quegli anni erano cantanti italiani come Iannacci, Battisti, De André, Celentano, i Gufi, Gian Pieretti, Ricky Gianco, ma anche internazionali come Bob Dylan e i Beatles. Nel 1969 Rino si avvicina al teatro e frequenta anche il Folk Studio, un locale romano dove i giovani artisti si esibivano. Qui conobbe personaggi come Antonello Venditti. Lo stesso Rino Gaetano racconta: già quando cantavo al Folk Studio ero al centro di certe discussioni. Insomma, molti non volevano che io facessi i miei pezzi perché pensavano che io li volessi prendere in giro tutti. Un'altra persona ricorda che adottavo uno stile buffonesco, ma non faceva cabaret. Dissacrava continuamente il pop e per tutti questi motivi risultava improponibile per il pubblico del Folk Studio. Il 19 agosto venne invitato a uno spettacolo dedicato a Gino Paoli, il quale lo presentò proprio così: vorrei presentarvi un amico che è venuto a trovarmi e che mi diverte. Mi diverte perché è l'erede di un certo surrealismo più antico. Si chiama Rino Gaetano. In quell'occasione il cantautore eseguì dal vivo il suo brano Aida, presentandosi in scena in tenuta coloniale col cappello da safari, un vestito color khaki, nonché un tubo e la pistola di una pompa di benzina che richiamavano invece il testo della prima canzone. La scelta di vestirsi in questa maniera pittoresca nelle apparizioni televisive divenne in seguito uno dei suoi marchi di fabbrica. E così nel 1975 nasce una grande canzone che è questa. Rino Gaetano ha avuto solo un grande amore, la sua compagna Amelia Conte. Si conoscono e si amano da molto tempo prima del suo grande successo e decidono di coronare il loro sogno con il matrimonio. Pensate che avevano scelto anche la chiesa, il Sacro Cuore di Gesù, ma Gaetano mancherà per sempre al suo appuntamento con l'altare perché il destino inverte l'ordine dei fattori. Infatti, un incidente automobilistico si porta via il cantante a soli 30 anni, il 2 giugno dell'81, da solo
sulla sua macchina alle 4 del mattino. E così, con questa triste notizia, io vi lascio e vi aspetto tutti domani con l'oroscopo musicale. Ciao da me Silvia, a domani!